Post-piano Session è una mappa, è la mia personale cartografia della musica che amo e quindi pensavo avesse necessità di fare un viaggio un pochino più approfondito che non quello di raccogliere e comprimere tutto in un disco solo, per cui ogni capitolo, come fosse una tappa, c'è la tappa, per semplificare, diciamo, dedicata al post-rock, quella dedicata alla musica contemporanea, quella dedicata al pianoforte che si fonde con l'elettronica, ci sarà l'ultima, che è il sesto, dedicata invece al pianoforte che ritorna a fare il pianoforte tra melodia ed armonia, e quindi la mia personale calligrafia. Cinema è bellissimo perché ti permette di amplificare quello che vedi nelle immagini. Per me, musicista e compositore, è interpretare quello che vedo. Per le persone, mi auguro e spero possa dare una dimensione in più a quello che vedono e che sentono. La traccia con Violante è una traccia nata qualche anno fa, che abbiamo tenuto nel cassetto nascosta, che ci eravamo quasi dimenticata finché Max DePiro, che è anche il marito di Violante, non ha deciso di ritirarla fuori. Quindi grazie a lui se questa piccola traccia delicata, questa canzone d'amore è ritornata. Anni di tour, perché oggettivamente la finestra drammatica della pandemia ha allungato l'esperienza live che abbiamo portato avanti, e adesso è tempo che ognuno prenda un pochino di riposo per poi riunirci nell'astronave madre e vedere se facciamo ancora tanta musica, mi auguro bella, insieme.